Presidente, una bellissima giornata. Questi commercianti che hanno trovato la soddisfazione anche di ricevere un premio, un ringraziamento da parte dell'associazione, da parte della città. Sì, un ringraziamento chiaramente a chi ha partecipato, che ha ricevuto questa onorificenza. Ma permettetemi, il primo pensiero che mi viene in questo momento è per tutti quelli invece che per ovvi motivi di capienza non siamo riusciti ad ospitare. Ce ne dispiace davvero? E l'anno prossimo cercheremo di non farci mancare, di risolvere questo problema, perché tanta gente purtroppo non siamo riusciti ad ospitarla e siamo davvero dispiaciuti. Persone che con le loro attività hanno creato il tessuto sociale, economico della città di Mesagna. Certo, lo dicevo prima, no? Quando abbiamo premiato aziende che si sono tramandate da padre in figlio addirittura e che continuano a sopravvivere anche a questi periodi di crisi. Va considerato che nonostante tutti gli sforzi, no, che il commerciante fa, ancora riesce a mantenersi in piedi, a mandare avanti la propria famiglia e soprattutto a sopperire a una pressione fiscale che è diventata farraginosa. Comunque servono questi momenti di ringraziamento? Certo, servono e servono e tanto pure, perché questo ci fa capire che questo momento di aggregazione poi non è altro che una valvola di sfogo per tutti i problemi che quotidianamente poi andiamo ad affrontare. Pronti, scusi, devo andare alla stazione. Cominciamo a ragionare, no?